信、雷、ユダ、シュウ、サブザ、ケンシロウとの宿命に呼び寄せられた。なんと六星拳の星たちは次々と大地に散った。そしてここにも宿命に吸い寄せられた二人がいた。ラオウとトギ、血のつながった兄弟は幼き日の誓いを胸に戦った。勝ったのはラオウ。彼は剣王恐怖の伝説の復活を宣言して去る。ラオウとの再戦は避けられぬ。兄弟の戦いを見届けたケンシロウは覚悟を胸に再び歩き始めた。そしてまた一人宿命に準じる男がケンシロウの前に現れる。乱世を治めるにはラオウのような巨木が必要と感じていた彼は突然人々を虐殺し激闘を終え、静かに余生を過ごす時を捉えた。その男の名は大山天狼拳の龍が、時代のためならば血に飢えた魔老になることも辞さぬ男。なぜ狂気の殺戮を。戦えばわかる。第12話、天狼の涙。Ok guys, eccoci tornati in un nuovo episodio di Fist of the North Star Scans Rage. Aspettate, c'è vitalità anche, questa non me la ricordavo. Gliela aggiungiamo signori, mi sembra ovvio. Abbiamo una nuova, potere... Oh, questa è ottima signori, consumo un casino. Però, presa di Okuto che spezza l'acciaio, no, quella mi serve. Ok, questa gliela togliamo e mettiamo questa. Allora, andiamo a potenziare un po' qua che avevamo sbloccato un'altra potenza d'attacco. Eccola qui, infatti. Vai. La salute, che qua ne abbiamo poca. Questa non so cosa serva. Vediamo. Vediamo, sblocchiamo quello. Secondo me sblocca un po' di difesa. Infatti, voleva si dimostrare. Vabbè. Adesso abbiamo ottenuto altre abilità, altri upgrade. Quindi, signori, adesso iniziamo nuovamente un nuovo livello. Spero vi stia piacendo questa guida. Spero vi piaccia. Itteo. Okuto Shinken wa muteki da. Allora signori, come stavo dicendo, spero vi piaccia la guida con questi, con i tagli diciamo delle parti useless, in modo da far uscire una parte meno noiosa, che duri di meno e quindi che riesca a intrattenervi, perché magari avere sempre i soliti combattimenti magari può essere anche palloso dal mio punto di vista, almeno io è quello che quando vedo una guida, se c'è sono troppe parti pallose, signori, io taglio. Ad esempio qua 40 avversari, signori, li possiamo direttamente tagliare, secondo me. Poi c'è anche il comandante da battere. Ok, allora. I primi avversari li abbiamo finiti. Adesso abbiamo già 3 tacche, quindi possiamo utilizzare il potere distruttore dei cieli. E dato che c'è anche il boss qui, direi di farlo proprio adesso. Via! Vediamo com'è, signori. Oh! Oh! Mamma mia! Che mostro di tecnica! Mamma mia, che bella! Allora, perché? C'è Ryuga adesso, perché? Il senso? Tu! Il senso di far apparire Ryuga, non lo volete spiegare? Tu! Ok, battuto, meno male. Qua sono morto anch'io, grande. Ok, ne sono rimasti pochi, signori. Ne sono rimasti 4, battiamoli subito. Via. Via con la grab. Non riesco a capire ancora come riesco a fare a prenderlo l'avversario quando è per terra. Veramente non lo capisco, vabbè, comunque. Andiamo a battere l'ultimo. È arrivato Ryuga, eccolo qui. Battuti. Ok. Eliminazione nemico riuscita, perfetto. E ora?
Sì, ho capito. Dobbiamo andare avanti, per favore. Dimmi dove devo andare almeno. Questo bello se ne va così, senza motivo, e mi lascia solo. Ah, ok, posso proseguire, meno male, grazie. Signori, fatemi sapere nei commenti sotto se questi tagli tattici, definiamoli così, vi danno fastidio perché magari vorreste vedere tutti i combattimenti. Fatemelo sapere nei commenti. Dal mio punto di vista, però giustamente ognuno è soggettivo, per me è noioso vedere sempre battere gli stessi avversari, perché amico, non è che sono dei boss, sono dei mini, degli avversari stupidi. Quindi per me non... Oh, la moto c'è. Accelera e frena, perfetto. X salta e scendi, perfetto. Quindi possiamo già affrontare gli altri nemici con la motocicletta, signori. E direi che è una bella cosa. Vediamo, sali. Vai! Vai, mettili sotto! Secondo me non gli togli nulla. Madonna! Cioè, sta sfasciando tutto. Cioè, ma che cazzo di moto è? Un blindato? Ci hanno ammazzato. Gliele sfascio le moto. Ok, sfasciate le moto. Ok. Venite qua. Vai che vi faccio il colpo pietoso. Vediamo quanti ne batto. Non ho capito quanti ne ho battuti. Il boss sicuro. Però gli altri? Pochissimi. Ok, a posto signori. Qua sfasciamo tutto. Con il bastone... Perdonate il cambio di voce. Con il bastone magico. Allora, direi signori, dato che ci troviamo, no? Prendiamo la moto e ci andiamo in moto. A me non risparmio... già vi avviso che le moto non le so portare. Cioè non so proprio guidare le moto. Ecco, già vedete questi fail non mi piacciono. Ok, lavora al massimo. Allora andiamocene, via. Non ci vedo un cacchio. No, quella è Aura ancora, non ci serve l'Aura. Meno male che non c'è la benzina qua da dover... diciamo... il problema della benzina. Ah, cazzo, qua ci sono le mine. Mine anti-uomo. Sì, sì. Madonna. Proprio sfasciati. Ok, signori, allora. Ne abbiamo quasi battuti tutti. Direi di andare a prendere la... perché di là c'è una, il recupero della salute. Dato che ne ho perso un bel po' tra le mine e tutto il resto. La moto la prendiamo anche, dato che ci siamo. Prima recuperiamo la salute. Cioè, più vita no, eh. Proprio giusto contata contata me la doveva dare. Allora, prendiamo la moto. Almeno ci spostiamo più veloce. Occhio alla mina. Allora, mamma mia che culo. Allora, i punti abilità. Ok. Ah, ci sono altri boss. Con la moto certo che qua è un po' difficilino camminare, eh. Bella miseria, c'è l'esercito. Qua ho sbagliato, adesso vedete un po', faccio vedere una cosa, via. Anche se avrei potuto utilizzare quell'altra tecnica che secondo me faceva molto meglio. Infatti la proviamo subito, signori. Dato che ci troviamo, se me lo consentite, mi consenta. Gli facciamo l'altra tecnica, signori. Quella con le due barre d'aura. Se si avvicinano un po' gli avversari, mi fanno un piacere. Così almeno cerco di colpire un po' di gruppi, senza che ne colpisco tre o quattro. Ecco, bravissimi. Bravi, così adesso. Via, corri. Adesso. Da 16 ne rimangono 6, ne abbiamo eliminati 10, ottimo. Ottimo. Haha. Tu 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 tu. Aia, perché sbaglio tasto quando devo... Quando voglio sostituirmi... No, sostituirmi, vabbè. Avete capito. Quando voglio scansare, no, mi preme il tasto della difesa. Ok, un altro è andato. Adesso te le prendi, eh. Ma le prendi forte. E muori male. Anche lì con la grab, via. No, eh? Vabbè, vuoi morire con le combo, ok. Tu, 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 tu. Via. Via. Tu invece con la grab, via.
Ah. Ok, è rimasto l'ultimo, andiamo a eliminarlo. Vieni qui. Stronzetto. Ok, battuto anche l'ultimo. E ora? Liberazione riuscita, grazie. Oh, si è aperta la porta. E io direi, signori, di andare in moto. Cioè, tutta sta roba per niente. Tanto vale andare di qua. Tanto non serve a niente. Cioè, se li metto sotto, io non mi faccio niente e loro si distruggono. Vabbè, qua mi sono impantanato. Vabbè, via. Scendiamo da qua. Li devo battere per forza. Questi mi sa di sì. Mi sa proprio di sì. Vedete che mi recupero l'aura almeno. No, aspetta, vabbè, basta quella tanto. Ne basta una più l'upgrade. Ecco, qua già basta. Ehi. Ok, già basta. Via via. Ora. Anche con un'attacca basta. Ok. Oh. Con la grab te. Punti abilità più 30. Ok. Dovrei recuperare un po' di salute qua. Non ho capito adesso come si apre sta porta. Ce l'ho sfasciata. Ah, si è aperta da sola. Magicamente. Allora vado a recuperare prima un po' d'aura. Che mi serve. Una bottiglia d'acqua. Meno male che non l'ho presa prima. Allora, così almeno mi sono risparmiato un'attacca. Via, via. Meno abbiamo la... Aspettate. Non c'è nulla, ok. Meno sembra. Via. Madonna. Non neanche cade. Il realismo di questo gioco è qualcosa di allucinante. Ok, via. Muori te. Madonna. Questo dobbiamo battere subito. Oh. Devo arrivare a due tacche almeno. Devo arrivarci. In modo da potergli fare quella nuova, l'altra tecnica. Dai. Qua non tagliamo, inutile tanto. Qua si recupera facilmente se non mi ammazzano. Con la grab si recupera subito. Ma anche con questa non si scherza. Ok, a posto. Andiamo, avvicinatevi tutti. Tutti belli in posa. Ok, adesso. Però è brutto che ne spreco due tac. Che schifo. Spero che li ammazzi tutti almeno. Come non detto. Quanti ne ammazza? Adò, che schifo. Un pochino di più no, eh. Dato che ci siamo, ormai li battiamo tutti. Ok, dai, che quasi sono quasi battuti. Però devo potenziare un casino l'attacco perché è troppo debole. Immaginate ripetere tutti i livelli, cioè registrare la storia con già i potenziamenti, tutti i potenziamenti di Kenshiro. Cioè sarebbe stato troppo facile. Ok, si è aperta la porta. Allora, vado a recuperare prima la vita. Non dovrebbe esserci neanche la cosa dell'aura. Un rifornimento. Ok, vita al massimo.
Rifornimenti zero. Io prendo la moto, non si sa mai. Devo fare un'altra strada. Via. No. No. A quanto pare no. Cos'è? Devo battere lui adesso. Perché sta gabbia poi? Cioè non mi dà neanche la possibilità di caricare la vita. No, la vita, l'aura. Che schifo è. La smetti di difenderti, hai rotto. Eh sì, grazie. Sì? Hai rotto, eh. Cioè una di vita. E io come l'ammazzo questo qua? Vabbè, non mi si difende più adesso. Basta, hai rotto. Se riesco a farti 100 pugni almeno. Però quando sei debole. No, adesso che non ne vale la pena. Un attimino solo, signori, eh. Ok, signori. Scusate l'interruzione, riprendiamo subito. Mamma mia, quando il dovere chiama, il dovere chiama. Qua ho capito che quando voglio togliergli la difesa, posso fare anche così. Questa tecnica qui, che adesso non serve più. Però questo qua ci fa sprecare un sacco di tempo. Per levargli una barra ci sto mettendo una vita. Perché non mi dà... Sì, però non mi fa la difesa adesso. Sì. Sì, ma non c'è gusto così. Me la tengo per dopo la difesa. La barra, signori, dell'attacco. Non si sa mai. Ho le barre dell'attacco. Meglio conservarle per dopo. Che qua, se no, sprechiamo troppo. Ho capito, devo fargli sempre queste combo, signori. In modo da sfasciargli la difesa. In modo che siamo pronti. Vedete, devo fare così ogni volta. Via. Contento? Ah. Meno lo sto sfasciando un po'. Cioè, tenetevi conto per togliergli una barra quanto ci abbiamo messo. Tralasciando i problemi di registrazione. Vabbè. Sto cazzo. Cos'è? Che cazzo? No. Oh, che palle. Questi secondo me saranno pallosi. Questi qua non li posso neanche colpire quando sono per terra. Sì, grazie al cazzo. Così è facilissimo vincere. 2 contro 1. Compa, hai rotto i coglioni. Madonna! Madonna il lezzo! Ma non freme più la difesa, ma è deficiente la difesa adesso! Madonna le botte! Madonna mi sto incazzando! Ah, quelle là sono a pressione e fanno uscire le cose. Non lo so cosa fanno uscire. Madonna mia questi, oh. Basta, mi avete scocciato. Mi avete proprio scocciato. What the? Che cazzo. La mia... Madonna, non gli ho levato un cazzo.
Cioè, ci metteremo 30 anni solo per battere questi due. Sì, vabbè, però qua ste cazzo di lancio di merda. Signori, uno siamo riusciti a batterlo. Tocca all'altro, quello più pallone. No, quello con la lancia abbiamo battuto. Quello con l'ascia non è più stupido. Quello con la lancia è più scemo. Mica sono scemo, eh. Però non è giusto, perché qua... Se vado... La pressione va solo su di me. Vabbè, al cazzo. Sì, vabbè. Sta cippa. L'esercito statunitense è arrivato qua. Vabbè, la figa. Oh, battuto, sto rompicoglioni. Guarda, devo utilizzare già la cosa della vita, perché? Perché mi devono rompere i coglioni. Ah, quando sta andando punto 8, pressione. Ok. Dove sei, Ryuk di merda? Ryuga di merda. Eccola, sì, vabbè, dai. Sì. Questo ci voleva anche. Sì. Cioè, non solo mi hai ristretto l'aria. Vabbè, l'area. Non mi dai neanche le cose, come si chiama là. La possibilità di recuperare la salute. Non so neanche l'attacco come funziona. Vabbè, questo è scarsissimo. L'avevo già visto questo attacco. Comunque, non è molto forte. Tu. Signori, scusate, faccio sempre un po' di tagli, però risparmiamo un po' di tempo. Qua me devo andare, giustamente. Perché questo mi piazza le trappole. Via adesso. Ne approfitto adesso che c'è il varco. Mamma mia. Mamma mia. Qua proprio devo giocarmela benissimo. Se si avvicina mi fa un favore, perché qua non posso andare. Eccola, sì. Di nuovo. Vabbè, che tanto gli attacchi non sono forti, eh. E anche la tecnica suprema ha corto raggio, quindi non ci fa nulla. Abbiamo due barre. Come non detto, abbiamo due barre di aura e una terza in arrivo. Quindi anche se consuma, levati dai coglioni. Sì, si fa il beccuccio, quello che vuoi, vai, vai, gioca con le manine. Sì, sì, tu divertiti, dai. Tanto ti facciamo un po' il culo. Tu. Mamma mia, signori. Proprio umiliato. Gli altri erano più difficili con le tecniche supreme. Invece questo qua no. Vabbè, sì. Quante... Cioè, sono infinite le tue lance? Tu. Da. Un attimino solo, eh. Signori, qua vi chiedo scusa, ennesima interruzione. Guardate. Sì, vabbè, vai, divertiti. Te, usa la tecnica, fai quello che vuoi. Cioè, adesso basta il telefono, mi metti in modalità aereo. E me ne frego di tutti. Perché non ci fanno registrare in santa pace, signori, oh. Meno male che non uso questo cellulare qua per fare le riprese con la facecam. Altrimenti col cazzo che potevamo registrare. Cioè, ci mettevamo... Vai, vai, divertiti. Sì, sì, tutto quello che vuoi te. Vai. Ecco. Come sprecare un attacco. E adesso. Sfascialo. Signori, sarò ripetitivo con i boss, però almeno è l'unica tecnica che possiamo usare all'infinito. No, all'infinito. Possiamo utilizzare sempre. Eh sì. Queste qua mi toglie i piedi quando è incazzato con la... E basta però, che spammer di merda. Vabbè che anche io mi sono un po' spammer, eh. Tu. Via adesso. Via. Oh yeah. Vai. Guardate come scende la vita bene. Non potevi sbatterlo al muro, no, eh. E questa me la tengo cara. Quest'ultimo attacco. Vai, te incazzati. Fai quello che vuoi. Tanto non è che ci fai tanti danni, eh. Vai. Uela, ecco qua. Poi ci mette tre quarti d'ora a rialzarsi, no? Ma tutti così lenti sono. Sì. Vedete, questo è un errore.
Questa è una tecnica sbagliata da fare. Su Kenshiro, perché è troppo lenta? Io adesso ci proviamo. Madonna, vi avrò sfasciato i timpani sicuro, signori, oh. Eccola. Vieni, vieni. Come on. Dai, mandalo in rosso. Oh, finalmente. Vai. Oh, yes. Y, B, X. B, Y, A, X, A. X, Y, B, A, X, Y. Oh, vai. Pesta Ryuga. Signori, dopo che finiamo Kenshiro, riprendiamo un po', che lo dovevo dire prima, Uncharted, perché qua, signori, abbiamo un po' abbandonato Uncharted, eh. C'è solo una parte, vai. Battuto, finalmente. Mamma mia. Kenshiro, mia sorella Yulia aveva ragione a scegliere te. Quindi lui è il fratello di Yulia, non me la ricordavo. Vedete quante cose si imparano? Ne sa che neanche lui lo sapeva. Sì, neanche lui lo sapeva, signori, l'abbiamo... come noi l'ha scoperto anche lui adesso. Beh, come me, come qualcun altro magari che non seguiva Kenshiro. Lo seguivo poco io Kenshiro, ho visto solo le puntate nuove rimasterizzate del 2010, se non sbaglio, 2009-2010. E ho visto qualche puntata vecchia, proprio la prima serie. Ma non è che me la ricordo a memoria. Come Dragon Ball. Beh, Grado ci sta. Ok signori, allora direi che per quest'altra parte è tutto, spero vi sia piaciuta, vi ricordo come al solito di votare, commentare, iscrivervi al canale, mettere mi piace alla pagina Facebook e su Twitter e di andare su G2A se volete acquistare giochi e abbonamenti di sconto. Noi ci vedremo nella prossima parte di Ken's Rage, ciao!